Allora, Alberto Maroldo, Opinione TV, siamo nel backstage dello spettacolo di Max Giusti, lo inseguiamo da tempo, l'abbiamo seguito, Mi recensito, sentivo fatto. Ti osservato. sentivi osservato, no? Ti sentivo. Comicità, qualche snob potrebbe definirla nazional popolare. Ma ricordate, Modi, non lo trattate male. Perché ricordate? Che dietro al cuore di ogni onesto padre di famiglia batte sempre il cuore del piccolo fio della mignotta. Ma sì, io sono nazional popolare, lo ritengo quasi Fieri di un esserlo, fieri di esserlo, l'importante è non farlo stupidamente, cioè nel senso è il mio approccio, non, penso che sia soprattutto il mio approccio molto nazional popolare, cioè credo proprio di essere uno che si pone, stasera c'era una platea che andava dai, anche alcuni ragazzi, ecco qui, di 9, 10 anni, a signore anche di 79, abbiamo c'è la visto tua famosa la mia Peppa. famosa Peppa che mi ha seguito, e invece c'erano tante, tante, cioè, c'è veramente una fascia d'età molto ampia nei spettacoli, e questo mi dà molto piacere, nel senso che andare al popolo è la cosa più importante, anche perché spesso un popolo un po' viene un po' turlupinato, no? E viene un po' snobbato, quindi cercare di non essere banali e di portare alle persone normali, anche con un approccio nazional popolare, quelli che sono i miei pensieri, è soprattutto un grande divertimento, mi fa piacere. Ma è perché un po' in fondo è facile fare politica parlando di cose alte senza poi scendere in mezzo alla melma, no? Invece tu li osservi, ci fai e scendi in mezzo a loro. Ma guarda, io ho fatto uno spettacolo 4 anni fa, si chiama Mettici la faccia, uno spettacolo molto diretto, molto dritto, tutto di politica. E dopo 2 anni di tournée con Mettici la faccia avevo voglia di tornare a dei temi più leggeri, nel senso che poi in realtà era diventato come, forse iniziavo a prendermi un po' troppo sul serio su quello che dicevo, e mi accorgevo che poi anche gli interlocutori del mondo politico alla fine non erano affidabili, no? Cioè adesso si fa molto bene satira e nessuno ti dice nulla perché è così facile attaccare sia a destra che a sinistra che probabilmente non puoi trovare nessuno che poi la prenda male. Dentro dei tagli e dei valori dei partiti. A me faccio un discorso che se uno fa una stronzata paga prima o poi, no? Qualcuno pagherà. A me magari dà un po' fastidio che un'azienda licenzia 40% della forza lavoro e l'amministratore delegato sia aumentato del 40% lo stipendio nello stesso periodo. Questo a me mi fa rode, a qualsiasi colore sia, perché io non sono abituato. Quindi avevo proprio Anzi, bisogno di forse vanno alleggerirmi. anche un po' fieri di essere presi. Ma Dici, guarda. io vanto tot tentativi di satira, no? Ma guarda, sì, vabbè, quello quando fai le parodie dei personaggi, adesso ho un po' Il tuo smesso. Berlusconi è eccezionale, via, dai. Beh, sì, noi lo usiamo molto, stasera sono Mi un po' fuori dal consenta. seminato, un po' dal seminato, ma insomma il Premier mi perdonerà, che devo dire? Io dico che praticamente la mia sensazione più forte C'era quel in tuo, questa perdonami, fase. perdonami, me lo devo ricordare, Sì. quel tuo Roma vicino Arcore, di quest'inverno a un certo punto la tua cosa. Eh beh, sì. Beh, diciamo che, sai, andando in onda 170 puntate l'anno con Radio Supermax, soprattutto le rubriche iniziali, ogni giorno andiamo a cogliere su quella che è l'attualità, che poi la cosa che diverte di più le persone commentare a caldo quello che accade. Quando vado in tournée, soprattutto in posti come questo, mi è piaciuto molto stasera perché era un anfiteatro, quindi avevo queste 500 persone Ricordiamo che addosso. siamo vicino a Roma, a Casal Sì, Palocco, siamo a quindi Casal proprio Palocco, casa quindi un tua, posto cioè dove non ero quasi, mai no? stato. Sì, comunque 10 minuti sono a letto mio, quindi è molto comodo. Pensa che questa sera siamo stati a Trieste, siamo stati in Sicilia, in Calabria, adesso scendiamo in Puglia. È bello andare a misurare, soprattutto è bello vedere che mi piace ancora stare sul palco, magari tutta questa televisione. Loro ti seguono, vedi gente che sa le tue battute, io ero in mezzo alla gente oggi, la gente cantava con te, ti seguiva, c'era qualcuno che diceva adesso dice questo. Guagnolotti, un po' di pappardella al sugo dell'Evere, l'assaggino di matriciana, poi ho fatto uno spiedino, il polpettone, tu salti in bocca, ecco, lo sapevo, manco un contorno t'ha fatto! Da stronza! Poi, dopo un po', magari la storia vedi che prende un declivio, insomma, non piacevole, e ritorni, fa che c'è? Ci siamo presi una bassa delle flessioni, e tu madre, senti, fino a oggi mamma sei stata zitta! Nemmeno Buscetta ha parlato così tanto, ma che mamma è quella, non m'era mai piaciuta! Non sapeva nemmeno grattugiare il parmigiano sulla pasta, che c'è, magari laureato in ingegneria elettronica, trenta e lode,
Fia 5.000 euro al mese in busta paga, ma una donna senza grattugiare il parmigiano, vado cazzo, va nel terzo millennio, non c'ha quelle basi, no? Giustamente. Poi dopo la storia finisce e tua mamma cambia, poi dice, ci siamo lasciati, ah, però adesso non dovete portare rancore, se vede che non doveva andare, morto un papa se ne fa un altro, chiusa una porta si apre un portone, se vede che non te meritava, che so, le frasi che a cazzo che te danno proprio fastidio, che tu senti, e poi però... Tua mamma diventa democratica, tu non gli devi portare ancora sta ragazza veramente, se vedi che non doveva andare, che te può dire mamma tua? Io vado a fuoco a casa, tuo padre ha preso 50 litri di benzina, ce l'ha grimpa sotto la te, la mamma mette sotto col camion, tuo fratello ti presta la bisarca, ma ricordati, è una cosa vostra, sai come siamo noi a casa, noi... Ma sì, perché poi non abbiamo iniziato ancora lo spettacolo nuovo, che parte da Roma, quello proprio di Supermax. E ecco, forse è l'unico problema che ho, l'unico difetto è che nel mio essere, come posso dire, onnivoro, a volte non riesco a sempre, ogni due anni riesco a cambiare uno spettacolo, prima non ci riesco mai, perché vabbè, faccio così tante vabbè. Cose. È stanco, ci fanno vari segni, il suo entourage, lo lasciamo andare. Una battuta... Entourage, sono due persone, sembrami i Pooh qua, i Pooh hanno l'entourage, i Rolling Stones, no. Una battuta finale, via. Sì. Una battuta finale, innanzitutto... L'Italia ce la fa, insomma, no? Non lo so, cioè, allora, l'Italia ha campato sempre su questo fatto, tanto siamo italiani, in qualche maniera ce la caviamo. Perché io non sono abituato a vivere in un momento di crisi. A me, mi avete fatto, io sono del 1968, io sono cresciuto negli anni 80. A me mi avete fatto crescere con i film di Jerry Calà, stronzi. Io sono cresciuto con dei valori come... La morale è ancora quella, fai merenda, cucinella. Io sono cresciuto con basi come è scoppiata la lotta tra il cacao e l'albicocca, grafe contro grafe. Con ste basi come cazzo mi ritrovo di fronte alla crisi mondiale? Ma come? Non ce l'ho, perché io sono cresciuto con le 5.000 lire sempre in tasca la domenica pomeriggio, capito? Io non lo so cos'è la fame vera è... La riconosci? Quello che ha fatto la vera fame? Lo riconosci qua? Ti interessa, vita? È un discorso... Una persona che ha fatto la fame, la riconosci quando ci mangi? Dico che c'è un famoso detto che quando si tocca il fondo non si può fare altro che risalire. Secondo me ci siamo molto vicini, quindi speriamo in una ripresa senza magari toccarlo proprio il fondo. Sì, poi adesso c'è Alfano, insomma, no? Al fondo, Alfano. Sì, il delfino. Il delfino. Ma guarda, io... Guarda, e te ce l'ho tirato dentro. Io non lo so, spero che, essendo comunque una politica più giovane, e a me c'è una cosa che non mi piace della politica, cioè parlavo di Prima Repubblica, adesso si parla di Seconda. La differenza tra Prima e Seconda Repubblica, secondo me, è stata che quando uno faceva qualcosa di male, almeno faceva finta di vergognarsi. Adesso si è persa anche il senso di vergogna, non vorrei che poi ci sia una Terza Repubblica. Speriamo di no, speriamo che, come dice qualcuno, io me la cavo. Sì, speriamo che io me la cavo, sì, è un titolo sul libro, dico la verità, speriamo ce la caviamo un po' tutti. Un po' tutti, infatti. Max Giustizia. Senti, non possiamo chiudere così tristi, no, facciamo una cosa, io sono un po' stanco, trovo la chiusa, come la trovo la chiusa? Dico che comunque stasera sia... Stasera hai fatto 3 ore, quanto hai fatto? Un po' troppo, stavo divertendo, quando mi diverto molto, ma esagero. Finché alle 7 di mattina fuori da sto centro commerciale sembra di stare all'hotel del Gife sull'Aurelia quando fanno i concorsi per i posti al ministero. 100 lavatrici, 10.000 candidati! Alle 9 hanno aperto i cancelli, un solo grido. Carica! L'ultima lavatrice se l'ha giudicato un gommista di Roma. Sì, che come Russell Crowe nel film Il Gladiatore pariva sta lavatrice a dare una stecca alla commessa, una capocciata, una guardia giurata e tutto sporco di sangue agguantato sta lavatrice da stava a porta via finché il commesso gli ha fatto la lasci. Questa è quella da esposizione, ci dà il suo recapito e gliela consegniamo direttamente a casa noi tra qualche giorno. Sono quinto, decimo, video. Che hai detto? Hai detto? Il mio nome è Massimo Decimo Meridio Proietti Alvaro. Titolare della convergenza di equilibratura Proietti e Proietti a Piazzale Prenestino in Roma. Padre di un figlio azzoppato all'inaugurazione di un Virgin Megastore per un telefonino Samsung. Marito di una moglie strumata all'Ikea per un pensile Trump. Nipote di un nonno abbattuto all'Happy Hour della casa di riposo Villa dei Glicini. E ora la mia vendetta in questa vita o nell'altra. No, la cosa importante, l'unico consiglio che posso dare, innanzitutto io cercherò di alleggerirvi sempre la vita con quello che è il mio mestiere. Non c'è la Sky, c'è il Mediaset Plus.
Ce l'avete il televisore, non sai che lavoro faccio io. No. Perché se che mi mangio che non la guarda più nessuno perché andare a lavorare. Guardalo sempre la televisione, eh? Ogni tanto, è solo 8:30, mi fa comodo. Grazie. Grazie a voi. Tieni lavorare da giovani se vuoi campare a lungo. Dicevo. Praticamente. Sai perché te lo dico? Ti piace vedere i documentari? Un po' sempre acchiappa i maschi, o no? Anche il documentario ha visto, va bene? Adesso io a te sorvolo che l'argomento è un po' scabrosello. Perché diciamo, adesso mai quei documentari, quelli di Piero Aggio, quei National Geographic. Il National Geographic erano lì, animali terribili. La trota è un voracio predatore. Alcuni pescatori sono... Che sono? Dei filmati... Babà, quelle notte tirano la scalzione. Ma se dico, cioè lì perché questo dopo 25 anni, sempre con la stessa donna, ritorna a mettere gli occhi su un'altra ragazza e parte quel rituale di corteggiamento che si può ritrovare anche in alcuni documentari, perché noi siamo comunque sia, anche se forse uno dei primati più sviluppato, però siamo sempre animali. Quindi c'è quel rituale di corteggiamento, tipo simile a quello che so, della trota salmonata del lago del Bolzena, piuttosto che dell'ornitorisco rintornito. Vabbè, torna a dormire, perché poi diciamo dell'ornitorinco maschio dell'Orinoco, tanto per dirvi, no? Orinoco. Non è il nonno che ha problemi di prostata, Orinoco. Orinoco è il fiume del Brasile, Orinoco, da Amazzone. Amazzone! Stiamo a zero, te sei più brasiliano, ormai sei proprio della Garbatella, ma dicevo, e parte questo rituale di corteggiamento, vi avverto, ora ve lo mostrerò, è un rituale di corteggiamento, e balla. Non sempre si va a bingo al primo tentativo, finché alle 3:30, dopo il 21esimo tentativo d'approccio, il separato ce la fa. Aggancia una collaboratrice scolastica in aspettativa della montagnola e dopo 25 anni esatti la riporta al bar di un locale pubblico. Che premio? Quello che vuoi, che te posso offrire? Che vuoi? Quello che è più costoso, non ti preoccupare, che te posso offrire? Un sugo di frutta, un sugo d'anana, un coso, un zabob, un bob, che vuoi? Il sugo, no, spero, il sugo d'anana non lo vanno fa. Dice tra mezz'ora chiude, tempo che bolle il sugo. Che vuoi? Un coso, un gambusavola maricante, un coso, che te posso che vuoi? Un cincerino vuoi? Un cincerino, un alcolico, ti posso dare pure la mano del carabiniere, vuoi? Che te posso, che te puoi via? Un coso, un coso, che vuoi? Un bob, un zabob, che vuoi? Che? Un mojito? Ma ritorna? Cerco di essere più o meno bravo, chissà se ci riesco. Un consiglio ve lo do anche a me stesso. Guardiamoci intorno e quando c'è qualcosa che non ci piace diciamolo, è l'unica arma. Ascoltiamolo e ne vedremo delle belle sicuramente. Ne ascolteremo delle belle. Ciao Max. Ciao, grazie. Buon proseguimento, un bocca al lupo anche per la tua televisione. Okay. Grazie. Grazie a voi.